homemade taste. All your favorite toppings. The new... God. New shrimp and a spicy Cajun butter sauce. One of our three new Chicken Temptation sandwiches. It's Arby's new Italian beef and provolone. Yes, it was very good. Se questa fosse la popolazione mondiale, queste persone soffrirebbero la fame. Queste sarebbero affette da obesità. Queste sarebbero in sovrappeso. E queste soffrirebbero di un disturbo alimentare come l'anoressia o la bulimia. Insomma, metà della popolazione mondiale oggi ha un rapporto con il cibo che aumenta i rischi di sviluppare malattie legate alla malnutrizione. Infatti, quasi la metà delle morti premature nel mondo sono in qualche modo legate a quello che mangiamo. Oltre alla fame, che oggi fa soffrire 150 milioni di persone in più rispetto al 2019, la piaga attuale è l'obesità. In Italia gli ultimi dati riportano che un bambino su tre è sovrappeso o francamente obeso e da quando disponiamo di programmi di sorveglianza e di misurazione dell'obesità, la prevalenza dell'obesità è sempre andata aumentando, tanto in Italia quanto in Europa. Negli ultimi anni è aumentata vertiginosamente in tutti i paesi del mondo, fatta eccezione per alcuni paesi africani e del sud-est asiatico. Oggi in Europa più di una persona su due è sovrappeso e quasi una persona su tre soffre di obesità. We've probably provided too much food and created obesity, but yet we haven't gotten it distributed in such a way that we've eliminated hunger and malnutrition. In tutto questo, dal 2000 al 2018, l'incidenza dei disturbi alimentari è aumentata dal 3,5 al 7,8% della popolazione mondiale. Ora, quando si parla di un cattivo rapporto con il cibo, spesso ci si concentra sulle responsabilità dei singoli individui. Ma c'è una domanda importante da farsi. Che impatto ha l'industria del cibo sulla nostra salute? Nell'immaginario collettivo, la malnutrizione è qualcosa che riguarda solamente i paesi con difficoltà economiche, ma in realtà non è così. Anche in quelli più ricchi, specialmente nei sobborghi di una grande metropoli, è facile trovare chi non ha accesso a cibo sano e nutriente. Even in an economic superpower like the United States, you know, between 10 and 20% of the population is food insecure. That seems inexcusable to me. Siamo volati in California per raccontare il paradosso per cui a pochi chilometri di distanza c'è chi soffre di malattie legate al proprio stile di vita alimentare per ragioni completamente diverse. Negli Stati Uniti, come in altre parti del mondo, esistono luoghi che vengono chiamati deserti alimentari. It was a term that came out of interviewing people who lived in a neighborhood that lacked fresh, healthy food. Un deserto alimentare non è un luogo dove necessariamente il cibo manca, ma dove manca il cibo sano a prezzi ragionevoli. Secondo le stime del governo degli Stati Uniti, circa 23 milioni di americani vivono in un deserto alimentare. Why is it that we see higher rates of obesity and diabetes in certain zip codes than in others? Partially it has to do with the access that people have to food. Gli studi sui deserti alimentari si concentrano spesso sugli Stati Uniti perché lì il contrasto tra comunità avvantaggiate e svantaggiate è più netto. Three quarters of American adults are overweight or obese, and there's no major public health effort to try to reverse that or to prevent it from getting any greater. Le persone con cui abbiamo parlato in California preferiscono chiamare questi posti food apartheid per descrivere meglio gli squilibri di potere che si giocano in questi luoghi. Apartheid is what? You have one group of people that control everything, and of course, there's another group of people who are the oppressed people. Lui è Canuck Israel e vive da sempre a South Oak Park, Sacramento. If you blindfolded me right now and told me where I was, I know every little nook and cranny in South Oak Park. South Oak Park un tempo era una red line zone, una sorta di ghetto abbandonato a se stesso, designato alle persone nere. And so what ends up happening is that it's divested of resources. There's one grocery store about maybe a mile and a half from here. Anywhere else that you go in the neighborhood, you're gonna find a corner store. L'unico posto dove si può comprare cibo a South Oak Park sono i corner stores, negozi all'angolo che vendono principalmente liquori, patatine e bibite gassate. Well, yeah, I used to come here when I was young. This used to be called Sam's Market, it's now called High and Buy Liquor. So
you couldn't tell from the sign that you're going to be getting any fresh fruit and vegetables. Abbiamo fatto insieme a Canuck la spesa che faceva da adolescente, quando doveva comprarsi il pranzo da solo aspettando che la madre tornasse a casa dal lavoro. Back when I was young and it was up to me to go to the store and grab something out of the store to eat. Back then, so I'd probably get me a Pepsi Cola. Probably get two of these. I would probably get the bean and cheese. I was more of a bean and cheese type of guy, so I get the bean and cheese burritos. I would probably then scoot my behind over here to find the canned stuff. And it depends, you know. If I knew my mom was coming home, I would probably go ahead and be like, yeah, let me grab these peas and carrots. I would do those. And then that would be it. You know, of course, gotta have your spam. I grew up with spam. Controllando i valori nutrizionali, abbiamo capito che mangiando così, Canuck avrebbe quotidianamente superato il limite di calorie, zucchero e grassi saturi raccomandati per una dieta sana. Abbiamo perlustrato ogni angolo del negozio per vedere se ci fossero frutta o verdura fresche. Ma niente. The only fruit that you're gonna get is in a can, and it's gonna have a bunch of sugar in it. Welcome to my neighborhood. Nelle comunità meno privilegiate, dove ci sono meno risorse, è difficile fare profitto con cibo fresco e costoso. Si può guadagnare molto di più vendendo cibo pronto, ultraprocessato e a basso prezzo. The food industry loves ultra-processed foods because they're enormously profitable. I cibi ultraprocessati si chiamano così perché hanno molti ingredienti aggiunti, come sale, zucchero, coloranti e additivi. Sono piatti pronti e surgelati, bevande zuccherate, snack confezionati sia dolci che salati. Contengono molte calorie, ma pochi nutrienti. Chi li produce sa di non mettere sul mercato un prodotto salutare. E sempre più studi stanno confermando che un consumo eccessivo di cibi ultraprocessati può compromettere la nostra salute. There is now an astonishing amount of research in the last 10 years that relates consumption of diets that are high in ultra-processed foods to poor health outcome. Marion Nessel è una nutrizionista e studiosa del sistema alimentare. Con il suo libro Food Politics, nel 2002 è stata una delle prime persone a gettare luce su quanto il marketing alimentare potesse influenzare le scelte dei consumatori. Nella sua carriera ha sempre cercato di difendere la salute pubblica, puntando il dito verso i produttori di cibo e il marketing, ritenendoli responsabili dello sviluppo di malattie croniche. They have targeted advertising campaigns. They make sure that these products are widely available in low-income areas and make it as easy as possible for people to buy them. La storia di Canuck vale per tante altre persone che vivono in queste zone. Infatti, negli Stati Uniti e in Canada, il cibo ultraprocessato costituisce il 60% delle calorie consumate in media da un cittadino. Ma non è solo un problema oltreoceano. Questo grafico racconta la situazione europea. Nei paesi dell'Europa del Sud, in particolare in Portogallo, Italia, Grecia e Francia, il consumo di questi cibi è ancora piuttosto basso. Invece, nel Nord Europa, in Belgio, Irlanda, Germania e Regno Unito, rappresentano quasi la metà delle calorie giornaliere. Di pari passo ai consumi, crescono anche i profitti di chi produce questo cibo spazzatura. Il McDonald's, una sola delle varie aziende di fast food, nel 2022 ha incassato 23 miliardi di dollari, una cifra molto superiore all'economia interna di tanti paesi nel mondo. Queste cose le sentiamo dire da tutta la vita. Infatti potremmo pensare di essere diventati immuni a queste strategie di marketing. In realtà queste tecniche non sono circoscritte al cibo che percepiamo come spazzatura, ma anche a quello che ci sembra salutare. Tornando in California e spostandoci di qualche chilometro, arriviamo in uno dei quartieri più centrali di San Francisco. E lì troviamo un'offerta di frutta e verdura fresche a ogni angolo. Ma guardando bene, anche qui vediamo che ci sono moltissimi prodotti ultraprocessati, spacciati come salutari e venduti a peso d'oro. Lots of people think that organic means healthy, but an organic junk food is still a junk food. E per chi per il cibo può permettersi di spendere, ci sono sempre novità che, come specchietti per le allodole, promettono l'impossibile. L'industria alimentare si è inserita nel tentativo di controllare il peso, di cambiare il proprio corpo, proponendo sempre diverse soluzioni molto semplici e proponendo di volta in volta la demonizzazione di diversi nutrienti. Così le diete sono diventate sempre più popolari, trasformandosi in vere e proprie religioni. Prima c'è stato il tempo dell'Atkins, poi della Dukan.
subito dopo della paleo. Ora siamo nell'era della keto. La dieta chetogenica è una dieta che va prescritta da un medico dopo attentissima valutazione e eventualmente viene elaborata da un professionista della nutrizione. Ma sugli scaffali dei supermercati troviamo tutto il necessario per poter intraprendere questa dieta senza l'aiuto di un professionista. Il fatto che questi prodotti vengano venduti al supermercato espone tantissime persone al rischio di poter intraprendere una dieta chetogenica, che è una terapia. Tutto ha inizio nell'Ottocento in Inghilterra. In quel momento, con il colonialismo, arriva la novità dei cibi esotici e con loro l'idea che possano essere miracolosi. Chi ha il controllo della filiera di quei prodotti vede la possibilità di arricchirsi. Basta solo convincere le persone che quel cibo, per loro, sarà la svolta. Così iniziano a circolare consigli tipo masticare il tabacco, bere aceto di Scilla, acqua al finocchio o addirittura mangiare una saponetta ogni notte. Poco dopo, tra l'Ottocento e il Novecento, entra nelle nostre case l'oggetto che cambierà per sempre il rapporto con il nostro corpo: la bilancia. Un brand la chiama Healthometer, salutometro. Un altro dichiara che la sua bilancia dice la verità. Nello stesso periodo arrivano altre due cose: i mass media, che creano l'iconografia del corpo perfetto, quindi uomini muscolosi e donne snelle, e il concetto di caloria, introdotto dall'americano Wilbur Atwater, che porta a demonizzare i grassi perché il grasso è più calorico rispetto a carboidrati e proteine. Ne deriva una generazione ossessionata dal peso, dalla forma e dai grassi. Così l'industria alimentare inizia a rimuovere il grasso dai prodotti alimentari sostituendolo con zucchero, amido e sale. E inizia il primo senza della storia. Ma come già notava lo scienziato John Yudkin nel 1974, la soluzione finisce per peggiorare il problema, con tassi di obesità e malattie croniche che salgono sempre di più. Si avvia una guerra tra zuccheri e grassi e nel corso del Novecento, ma ancora oggi, si rimbalza tra consigli di diete che demonizzano i grassi e diete che demonizzano zuccheri e carboidrati, pilotate dalle associazioni di produttori che vogliono difendere i propri prodotti. Well, the food industry is not a social service agency. It's not a public health agency. It pays for its own research to demonstrate that its products are wonderful for health or not bad for health. Un esempio eclatante è stato rinvenuto pochi anni fa in una serie di lettere degli anni 60 scambiate tra la Sugar Research Foundation e alcuni ricercatori di Harvard. Le lettere hanno rivelato che la fondazione dei produttori di zucchero aveva pagato l'equivalente di circa 5 milioni di dollari odierni per uno studio la cui domanda era progettata proprio per minimizzare la correlazione tra il consumo di zucchero e le malattie cardiache e spostare invece l'attenzione sui grassi. La dichiarazione dei conflitti di interesse non era ancora obbligatoria, quindi i ricercatori non dischiusero informazioni sul finanziamento dello studio, che molti presero come legittimo. L'industria dello zucchero, poi, ha finanziato talmente tanti studi sulle carie dentali che si concentrassero sugli effetti di qualsiasi cosa eccetto lo zucchero, che i programmi di prevenzione della carie non hanno menzionato lo zucchero per decenni. Utilizzando ricerche distorte, l'industria è riuscita addirittura a posizionare lo zucchero come un aiuto dietetico per contrastare l'obesità. Tra ricerche pilotate e campagne pubblicitarie senza fondamento, i consumatori sono sempre più confusi. I think we're overloaded with information and mixed messages coming from different sources and just a limited ability to process it all amidst all of the other information flowing about. Quello che noi impariamo fin da subito è che ci sono mille diete e che dobbiamo provarle, conoscere tutte e sicuramente ce ne sarà una migliore dopo l'ultima che abbiamo fatto. Non è così. Ma un consumatore confuso fa più comodo di uno informato. It's easy for us to look at our own lives or those of people near us and say, oh, they could avoid buying that. And that may be true for a lot of people, but if we look at the totality of society and the amount of economic inequality that exists, we have to remind ourselves that there are a lot of people who can't make empowered consumer choices. By the time my parents were in their 30s, 40s, they had both had cancer at some point. Breast cancer, lung cancer, whatever the situation is. And so, of course, the doctor's conversation with me is that you're probably at risk for cancer. Why? Because you have two parents, genetics, but there's these other things that you have that you pass down to your children, they're called habits. Canuck, che nella vita faceva l'informatico, non aveva tempo e modo di cambiare le sue abitudini alimentari, ma sapeva che doveva farlo se voleva ridurre le possibilità di ammalarsi. Non sapeva da dove partire né cosa fare. Ma con la crisi finanziaria del 2008 decide di fare un passo in una direzione nuova.
lascia il lavoro e costruisce un orto nel giardino di casa sua. So then I said, okay, and I just had a quarter acre, and I was like, okay, I'm gonna start growing some food. Insieme alla moglie inizia a coltivare frutta e verdura. Oggi è un orto che farebbe invidia a chiunque, con alberi da frutto, ulivi e galline che razzolano libere. Your job as the farmer, the gardener, whatever, is to cooperate to create the best environment for these things to grow. You take care of the soil, the plants will take care of themselves, and you'll eat abundantly. Oggi Canuck produce abbastanza cibo nel suo giardino per dare alla sua famiglia un'alimentazione sana ed equilibrata, alla quale non avrebbe avuto accesso se non percorrendo lunghi tragitti. E negli anni ha capito che coltivare cibo poteva anche essere un modo per aiutare la comunità in cui vive. We decided to then start the Israel Family Farm and start this idea of transforming the hood for good. There's got to be a process where you're educating people. That's why it was so important for us to not only just grow food, but then cook it with people, with families, together, so they can not only see what's going on with cooking food and eating good food, but the whole idea of everybody being in the same room, slicing up vegetables, talking, having a good time, laughing. E questo progetto sembra funzionare. Now people can look at it and say, I can now see myself potentially doing something like that. Riprendere in mano il proprio diritto di mangiare cibo sano è un passo importante, che richiede tempo e soldi che non tutti possono permettersi. We don't have time. You know, that's what most people say. We don't have time. We have to work. We have to do all these different things. And as a result, we're not able to cook the things that we need to cook. So it's convenience foods. Ma Canuck è profondamente convinto che come consumatori e cittadini possiamo e dobbiamo ripartire dal cibo per riprendere potere e costruire la società che vogliamo. Nei deserti alimentari della California non è il solo a cercare di cambiare le cose. Hanno iniziato a comparire cooperative che curano l'offerta alimentare per il loro quartiere, come Mandela, a West Oakland. The same people that are working in the organization are also members of the organization, and we co-own it together. We make all the decisions about the products that we want to see in the store. So that's a very powerful solution, the cooperative model. But that would require the federal government to then think about preferentially funding cooperative models, which happens in some countries like Italy, but does not yet quite happen in the United States. E qui arriviamo al nodo della questione. Il cibo è politica, e la politica è influenzata dal potere economico delle aziende che cerca di regolare. I think it's important that we recognize our power as citizens as well, because these problems will not get solved entirely through our consumption choices. Un esempio. In alcuni paesi come Messico, Sudafrica e Regno Unito è stata introdotta una tassa sulle bevande zuccherate. Di questo abbiamo bisogno. Di politiche che rendano più accessibile il cibo fresco e rendano più costoso e inaccessibile il cibo spazzatura. Large soda companies don't want those taxes to be passed. So a few years ago, they did a deal with the state legislature which banned other cities in California from passing a soda tax. Questa ricerca del 2019 diceva che il fardello della malnutrizione in Europa dipende dall'inerzia politica. Questa inerzia dipenderebbe da due cose. La prima è che ci sono interessi commerciali opposti. I mean, I think we need an agricultural production system that is focused on public health rather than corporate health. And I'm not against corporate profits. I'm against greed. I just don't think they need to be greedy. La seconda è che ancora troppo poche persone si battono per cambiare le cose. You really only need about 3% of the population to be willing to stand up and fight for something to make that change, which on the flip side lets you know how much apathy is just pervasive. I took responsibility for myself and then started the work on the immediate environment around me. And then from that point, I was able to then say, okay, this is what we're gonna push into the community. Se c'è una cosa che ho capito studiando il sistema alimentare è che il cibo è lo specchio dei problemi della nostra società. E quindi scegliere quello che è meglio per noi stessi è un inizio, ma non basta.
Perché è vero che noi abbiamo una serie di opzioni, ma tutte queste opzioni fanno parte di un menù disegnato da altri. E se questo menù non funziona e ci fa male, allora noi possiamo e dobbiamo imporre di cambiarlo. We've got a big society out here and I think that we can plant those seeds. Hear what I say, I'm alone again.